Abbiamo fatto dei focus group e delle interviste a manager, a imprenditori, a persone che lavorano in questi contesti e ne abbiamo ricavato alcune evidenze in un lavoro che è di tipo qualitativo, quindi noi abbiamo sentito un numero limitato di persone, molto limitato, però sono emerse dei dati interessanti. Una delle più importanti elementi che è uscito e che noi non pensavamo è che sembra per queste aziende, per queste persone, che la forma mentis, cioè come le persone pensano, come affrontano i problemi, come riescono a vedere la realtà, è un elemento molto più importante e significativo delle conoscenze, dei saperi che possono essere stati trasmessi attraverso la formazione scolastica, nel senso che quello che hanno detto è che non servono alla green economy particolari saperi, ma che serve un modo di ragionare, di pensare. Questo perché la green economy è un settore di innovazione, non c'è un consolidato sapere da applicare e quindi servono persone che sono curiose, persone che si appassionano al loro lavoro. Questo è venuto fuori sia nelle imprese che producono, non so, pezzi della meccanica, sia in chi costruisce pezzi per le case, sia in chi progetta case, sia in chi si occupa di cucina o di ospitalità. Cioè servono persone che sono in grado di mettere assieme conoscenze diverse. E questo è un problema per la scuola, perché la scuola tende a insegnare per settori, tende a non far lavorare le persone assieme e tende purtroppo a verificare che le persone abbiano ben memorizzato una serie di conoscenze che poi possono essere utili, ma quello che sembra a queste persone che abbiamo intervistato sembra serva di più il modo con cui le persone pensano. Quindi servirebbe una scuola che aiuta le persone a sviluppare un modo di pensare.